Amiche, amici trans, gay, amici dello Xela, ben ritrovati. Stasera stiamo andando a pescare a posto segretissimo, non ve lo posso dire, con persona segretissima, non ve lo posso dire, e andremo a pescare pesci segretissimi che non vi posso dire. Per cui è un video perfettamente inutile questo, non state manco a guardare. Sto andando a pescare a Bogliasco con Marco, dopo la capottata incredibile che abbiamo preso con mare mosso, surfisti, cazzi e mazzi, in mezzo ai coglioni, ci riproviamo. E boh, basta, non mi viene da dire niente, non mi viene in mente altro da dirvi. Mi sono sentito con il buon Marco e il suo papà, mi hanno detto che dove dovevamo andare a pescare noi ci sono 12 surfisti, vento e mare che picchia. Quindi quando c'è il mare che picchia, noi dove andiamo? A Pieve, che siamo quasi arrivati. Vediamo un po', peschiamo dall'alto e speriamo in bene. La famiglia Brambilla. Buonasera. Questa discesa qua è da Benin. Ma la salita è da Benin. Manca la discesa. Sì. Ora di chi inizierà a pescare? Sì. Che ho stasera una serata con quel mare lì. Minimo sono 5 saraghi. Minimo. Io c'è una signora, non posso. No. Non posso. Vabbè. Puoi dire quello che vuoi. Non posso fare gli scongiuri del caso. Io non ho detto buona pesca. No, hai detto che prendiamo dei pesci, è peggio. Hai detto che ne prendiamo 5, capisci? 5 saraghi. Magari mi avessi detto buona pesca. Pesca vuol dire che hai mangiato una pesca buona. Magari mi avessi detto buona pesca. Il più piccolo sarà un chilo. Un chilo, il più piccolo. Possiamo smontare. Voglio vedere come facciamo a tirarlo su. Siamo su 7 metri di altezza, un guadino di mezzo metro. Vabbè, butto in mare. Ecco, va bene. Però signora, 5 volte di fila no, mi butto una volta sola. Ma sì, stai lì. Rimani lì a casa. Rimani un po' lì. Io ragazzi sono già stanco, ve lo dico. Te che galleggia? Pensa ti tornare indietro, Claudio. Quello che ti dico. Ma ti prendo in braccio. Almeno quello. Prima sono passati giù due beccioni, Mi sa che gli andiamo a rovinare la festa. Ma... O erano due beccioni o due milionari che abitano da queste parti. Avevano più la faccia da beccioni che milionari. Erano due pescatori. No. No, era un lui e un lei e una lei. Prima una tocca esagerata sul totano. Ho tirato su, niente. Le gambe lì. Quindi Roberto, ma non si vedeva neanche dove. La tocca era bella. Non si vedeva neanche dove aveva mangiato, per cui figuratevi voi. C'è Marco che ha già lanciato in tutte le direzioni, con due canne è riuscito a lanciare in 6 posti diversi. Guardate com'è intento. E il papà di Marco che... Ah no, ecco, ora è sceso, voleva buttarsi di sotto. Eccolo lì. Fai vedere l'altezza, così almeno... L'altezza... No, fermo, dove vai? L'altezza è notevole, direi. Parte che se lì non ti fa neanche più di tanto male. No, è che quando per tornare su da lì. No, dai, c'è un imbarcadero, tutto messo. Va bene, qua cosa ci hai messo? Un panino col salame. Un panetto col salame? Ora io non lo vado a mangiare. Solo col prosciutto, però va bene. Dai, no, la tocca. America. Qua c'è l'americano. Sì. E laggiù c'è il totano. Io ho promesso ai miei amici che non avrei preso cappotto, perché io ho deciso da ora in poi che basta cappotto. Quindi attenzione, ora io mangio un panino e poi... Ho detto che prendiamo 5 saraghi. Sì, allora, possiamo anche andare. Ora mangio un panino e poi mangio l'altro. Potrebbero anche essere tocchette del Belino, tutte e due. Tocchette del Belino, vabbè, dai. Panino. Oh, guarda, tutte e due ci hanno andato. Guarda, come tutte e due? Allora, qua l'americano, quindi probabilmente c'è già rimasto e camminato. Oh, Anche a Marco, è una mattanza. Ok, ora io tiro su quella con l'americano perché mi sa che c'è già lì. E quella sul totano, guarda, si muove. Anche la totanassa. C'è uno scrollamento continuo. Uno scrollamento continuo e costante. Questo è il saraghetto che ci ha dato. Se stai fermo,
americano, solo americano, eccolo qua, un saraghettino piccolino che ora andremo a rilasciare. Nel secchio, no, no. Questo è un cucciolo, lo rilasciamo. Perché mi guardi così? No, mi butto in mare dove lo lasci, dimmelo per dire. Ma è piccolo, guarda, dai, sarà un netto e mezzo. Sì, sì, sì. Dai, ora lo rilasciamo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Tocca sul totono, guardate come si muove la canna. Oh, oh. Ton, 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 ton. Bella, però prima è andata una bella carica. Eccola, proviamo. A dopo. Tanto nell'americana abbiamo già preso un saraghetto piccolo che abbiamo rilasciato. Ma guarda com'è trilla. C'è rimasto, è un trillofono. C'è rimasto. Tiro. Anche Marco ha scappottato. Grande, è più grosso l'amo. No, ma infatti l'americano, l'americano che ha catturato. Fame. Esatto, l'americano che aveva fame. Nel frattempo io ho accorciato il totano perché mi portava via l'esca. Cercava di portarmi via l'esca e non ci rimaneva. Ho visto un'altra tocca e basta. Ora vado a mangiare un panino. Guai a voi se mangiate il totano. Eccolo qua, l'americano. Americano? Ci ha dato una tocca. Americano, come dice Massi. Americano. Guarda, io mangio, va a fan blog. E sul totano ci ha dato il perchione. Che poi tanto one non è. Ci sta dando anche sull'americano una mezz'oretta che stanno avanti in mezzo. Ora tiriamo anche e rivediamo cosa succede. Come sta? Dove sei andato? Cosa hai fatto? Strappato, cazzo! Era bello. Oh, piombo. Era bello. Ha visto una tocca esagerata dove gli ho detto io di lanciare. Lui ha lanciato. Cosa avevi? Questo era un totolo. Murena. Questo era un saragone. Ha strappato murena. Era un saragone. Era una murena, no? No? Sentivo le testate, la murena non andava le testate. Come no? Dove vai? Perché cammini? Cammino perché sono incazzato. Ma come fai a strappare la lezza del 25? Ho un mostro della laguna. Ha strappato il 25. T'ho detto fai piano. Piano, vieni. Era lì, come faccio piano? Recupera è già arrivato. E no, vieni. Ti capivo perché l'ha strappato. Oh, sì. Va bene. Dai, forza e coraggio. Forza e coraggio. Ignorati. Allora. No, sono incazzato. Incazzato. Allora. Io no. Te sei un po' più tranquillo? Certo. Hai pescato oggi? Sì. Aspetta, a parte che non si vede niente. Poco. Fermo. Ok, perfetto. Buono così, non è cambiato niente. Vabbè. Allora, vabbè. Poco. Hai visto qualche tocca? Tante. Preso? Un sarago. No, sarago l'abbiamo rilasciato. Sì, no, ma un sarago abbiamo preso, ma l'abbiamo mollato. Ah, l'abbiamo mollato. E basta. Un tonno, che è quello qua, Marco. Che è incazzato. Ci ha visto una tocca che c'era. Come ho visto? Hai visto anche te? Sì, di noce. C'era un baraccuda da. Da 15 kg, sì. Occhio sì. Che ci sciacca. Ma tanto, battiti nel bellino. Allora, hai visto una tocca, l'hai persa, l'unica tocca che hai visto, perché l'altro pesce l'hai tirato su senza vedere la tocca. L'altro pesce qui era un pesce importante. Comunque, vabbè. Il sarago l'abbiamo preso, non è stato cappotto, anche se l'abbiamo rilasciato. Certo. Ci tengo a dirlo, giusto? Certo. Mi confermi? Certo. Mi confermo. L'accendiamo. No, l'abbiamo sarago, rilasciato. Io che avevo detto al gruppo che non andavo più per cappotti, sono stati di parola. Per cui, Marco, apro. Andrea, ciao. Qua non facciamo vedere qua dentro che non vuole essere ripresa, e lo Xela, vi dicono, la macchina vi dicono arrivederci. Da pieve. Ciao. La pesca è finita, andate in pace.